Alla Feradella Sporting Club abbiamo visto delle immagini veramente molto belle con i bambini, con degli insegnanti di grande qualità, alla presenza del presidente della Commissione Sport al Comune di Roma, Angelo Diario. Siamo con Roberto Commentucci che ci aveva già annunciato l'apertura di questo spazio assolutamente molto importante per la Feradella. Sì, io intanto devo ringraziare i soci che sono stati molto carini e molto tolleranti, perché sostanzialmente hanno perso uno spazio che usavano loro e questo spazio è stato aperto al quartiere, è stato aperto alla collettività, all'infanzia, all'adolescenza, perché insomma queste due discipline, no? Questa sala dedicata alle arti marziali, il taekwondo e il judo, sono discipline che servono soprattutto a formare il carattere e a formare buoni cittadini, persone insomma anche con sicurezza, con autocoscienza, con capacità di interagire in contesti di gruppo in maniera efficace e produttiva, insomma gli ingredienti che servono per fare dei buoni cittadini, che è un po' alla fine il nostro mandato, no? Gestiamo un impianto pubblico, dobbiamo contribuire a restituire quello che prendiamo dalla gestione di questo impianto. Quindi io sono molto contento di questa cosa, mi fa particolarmente piacere la vicinanza dell'assessore Diario, che è sempre molto disponibile e che insomma grande sportivo che ha fatto degli apprezzamenti che ci motivano a continuare a operare secondo questa linea, che è la linea dello sport, la linea della polisportiva, perché questo è sì soprattutto un circolo di tennis, ma è anche tanto altro, cioè abbiamo tantissime discipline qua dentro che vanno valorizzate. Quindi diciamo che oggi avete inaugurato la sezione? La sezione arti marziali della Ferradella, che prevede judo e taekwondo, tra le tante attività che facciamo. Complimenti al presidente, complimenti a tutti i soci, complimenti agli insegnanti e soprattutto ai ragazzi. E un saluto particolare va al giovanissimo che è riuscito a buttar giù un grande campione. Eh sì, perché tra l'altro un'altra cosa, Mario, che insomma tra gli insegnanti di judo abbiamo due azzurri d'Italia e quindi abbiamo persone di grandissima qualità, insomma sia nel judo che nel taekwondo, comunque anche nel taekwondo insegnanti federali affiliati alla federazione taekwondo, con tutte le qualifiche assolutamente in regola, con ottimi livelli di qualificazione, quindi questa è un'altra cosa a cui noi teniamo, perché secondo noi la qualità dell'insegnamento è fondamentale, perché tutela la salute, motiva la partecipazione e migliora la qualità del lavoro che viene fatto e magari contribuisce pure a trovare qualche piccolo campioncino, perché no? Quindi immagini a 360 gradi, oltre al tennis che è indubbiamente uno sport che noi abbiamo presentato più volte, il presidente è orgoglioso di dire che alla Feradella è una grande città sportiva a 360 gradi, quindi complimenti presidente e di nuovo un benvenuto, venite a visitare questa realtà, siamo al centro dell'Eur, esattamente in via Cesare Pavese. Via Cesare Pavese 124, siamo a due passi dalla Colombo, a due passi dal Pala Lottomatica, in un bellissimo parco verde, abbiamo 55 ettari di parco che è forse anche un po' oneroso manutenere, ma che siamo orgogliosi di farlo perché pensiamo che sia un posto veramente piacevole dove stare e dove insomma dobbiamo enfatizzare sempre di più il ruolo di servizi al cittadino e al quartiere.